Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Cari fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione voglio innanzitutto dare il benvenuto a tutti voi, in particolare anche a Lucia e Filippo che celebrano questa mattina insieme a noi il 40° anniversario del loro matrimonio in questa preghiera di ringraziamento e lode al Signore che è il sacramento dell'Eucaristia. Lo facciamo in un giorno particolare, ricordiamo oggi San Giovanni Paolo II, Papa, un Papa che certamente ha segnato la vita di ciascuno di noi. Un Papa molto vicino a Padre Pio, non solo perché lo ha conosciuto, ma poi lo ha beatificato e canonizzato. Un Papa che si è ispirato lui stesso alla spiritualità e all'esemplarità di santità di Padre Pio da Pietrelcina. Ecco, nel ricordo di questo Papa, allora, vogliamo sentirci ancora una volta Chiesa, quel gregge che lui ha guidato per 27 anni, vogliamo sentirci ancora missionari, lui che ha viaggiato tanto, toccando tante terre e tanti popoli per annunziare il Vangelo. Lui che ci ha invitato ad aprire le porte a Cristo sempre. In comunione allora con quanti ci seguono anche attraverso Padre Pio TV, disponiamo il nostro cuore ad accogliere il dono di misericordia di Dio, chiedendo perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà. Preghiamo. O Dio, ricco di misericordia, che hai chiamato il Santo Giovanni Paolo II Papa a guidare l'intera tua Chiesa, concedi a noi, forti del suo insegnamento, di aprire con fiducia i nostri cuori alla grazia salvifica di Cristo, unico Redentore dell'uomo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, e così in tutti gli uomini si è propagata anche la morte, poiché tutti hanno peccato, molto più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. Infatti, se per la caduta di uno solo la morte ha regnato, a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. Come dunque per la caduta di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l'opera giusta di uno solo
si riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà la vita. Infatti, come per la disobbedienza di un solo uomo, tutti sono stati costituiti peccatori. Così, anche per l'obbedienza di uno solo, tutti saranno costituiti giusti. Ma dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia, di modo che, come regnò il peccato nella morte, così regni anche la grazia mediante la giustizia per la vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto, ecco, io vengo. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Nel rotolo del libro su di me è scritto, di fare la tua volontà. Mio Dio, questo io desidero. La tua legge è nel mio intimo. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Esultino e gioiscano in te quelle che ti cercano. Dicano sempre, il Signore è grande, quelle che amano la tua salvezza. Signore, io vengo per fare la tua volontà. Alleluia, 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 alleluia. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli, siate pronti con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna delle nozze, in modo che quando arriva e bussa, li aprono subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli.
In verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba, li troverà così, beati loro. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Cari fratelli e sorelle, la parola di Gesù di questa mattina ci esorta alla vigilanza, alla capacità di tenere sempre viva in noi la fede e la grazia di quel battesimo che ci ha santificati e ci ha resi figli di Dio e che dall'infanzia forse noi abbiamo ricevuto, ma che dobbiamo tenere vivo come realtà sacramentale fino alla morte. San Paolo nella prima lettura ci ha ricordato che il mistero della salvezza, e cioè quel progetto di Dio di misericordia di salvare l'uomo, giustamente ci ha posto nella condizione di chi, pur essendo ferito dal peccato, è stato riscattato dalla grazia di Dio. Vigilare allora significa tenere viva questa consapevolezza e soprattutto vivere di questa consapevolezza. Quando Gesù ci invita giustamente a tenere le lampade accese, ci ricorda proprio questo. La vita cristiana non significa pensare solo ed esclusivamente alla morte. La vita cristiana significa orientare il cammino dell'esistenza terrena verso la glorificazione eterna, verso quella vita eterna che Gesù ha ridonato a tutti noi, consapevoli che umanamente noi proveniamo da quella natura fragile segnata dal peccato a causa del primo uomo. Un'umanità quindi che si riconosce come creatura di Dio bisognosa di salvezza proprio in ragione di questa ferita primordiale che ha segnato inesorabilmente la nostra natura umana. E lo sperimentiamo, possiamo dire, quotidianamente, nella debolezza e a volte anche nell'incapacità di portare avanti con impegno le promesse battesimali. Se lo possiamo fare però, e la parola di Dio e San Paolo scrivendo ai Romani lo ha ricordato, è perché la grazia di Cristo addirittura ha sovrabbondato laddove il peccato e la nostra incapacità ancora oggi non sono in grado di vivere pienamente e totalmente la vita cristiana. Ecco perché le lampade accese. In effetti, quando siamo stati battezzati è stata consegnata ai nostri genitori il simbolo della luce accesa al cielo pasquale, cioè al simbolo del Cristo risorto. E quella lampada deve brillare in noi sempre. A volte forse si affievolisce anche per la fatica di una vita terrena che certamente ci fa confrontare con tante situazioni e tante realtà complicate e complesse, verso le quali non sempre può darsi siamo all'altezza. Ma la grazia di Cristo lavora in noi e noi dobbiamo fare in modo che essa lavori. Dobbiamo essere disponibili all'azione dello Spirito. Dobbiamo avere lo sguardo verso il cielo e dobbiamo impegnarci a vivere intensamente, soprattutto nella carità, la nostra vita terrena. Gesù in fondo usa questa immagine proprio del servo che il padrone, tornando magari anche all'improvviso, lo trova operativo, lo trova impegnato, lo trova a compiere il suo dovere con attenzione, con dedizione e soprattutto con amore. E questo allora che Gesù ci invita a vivere nella nostra vita cristiana. E oggi, dicevo, ricordiamo un grande santo, Giovanni Paolo II, legato intimamente, possiamo dire, anche alla figura di San Pio, lui che da San Pio stesso ha ricevuto, possiamo dire,
i segni della sua intercessione. Lui che ha pregato, anche San Pio, lo ha beatificato prima e canonizzato poi. Lui che si è ispirato anche alla spiritualità del nostro santo confratello. Ebbene, il suo ministero pastorale di Papa è stato segnato certamente da questa attenzione ad essere davvero il servo dei servi di Dio, così come viene definito il Papa. Sempre in giro, non per girovagare, ma per annunziare il Vangelo. Questo ottobre missionario ce lo ricorda quanto sia importante anche per tutti i battezzati, battezzati e inviati, ci ha ricordato Papa Francesco. Non solo, ma sempre confrontato con i grandi problemi del mondo per dare anche un insegnamento cristiano in ragione di tutte le realtà problematiche che l'uomo vive, aperto a quella realtà giovanile che ha attratto tanti giovani a seguire Cristo, appassionato annunziatore del Vangelo fin dall'inizio, quando ha invitato tutta l'umanità, non solo la Chiesa, ad aprire le porte a Cristo e non avere paura di coinvolgersi con Cristo. Ma soprattutto nell'ultima parte della sua vita, quando la sofferenza lo ha toccato profondamente, lo ha segnato anche nel corpo, non ha dismesso il grembiule del servizio a quella Chiesa che ha tanto amato e per la quale ha tanto pregato e servito. Non lo ha dismesso questo grembiule, ma fino alla fine ha lasciato accesa quella lampada e ha cinto i fianchi di quel grembiule perché il Signore lo trovasse come servitore fedele all'opera per l'annunzio del suo regno. Ecco, affidiamo allora all'intercessione dei nostri santi, San Pio e San Giovanni Paolo II, la preghiera perché anche noi possiamo essere degni servitori di questo padrone che è il Signore e che ci ama, metterci a servizio suo, a servizio dei fratelli, a servizio di quel regno che deve far progredire l'umanità e renderla davvero un'umanità migliore, così come voleva San Pio, così come voleva lo stesso Giovanni Paolo II. Sia lodato Gesù Cristo. La cintura ai fianchi e le lucerne accese sono chiari simboli di un'anima che anela Dio e si eleva a Lui sulle ali della preghiera. Preghiamo insieme. Nella nostra voce trovino eco le gioie e le speranze, le necessità e i desideri di tutti i fratelli. Preghiamo insieme e diciamo: ricordati di noi, Signore. Ricordati di noi, Signore. La storia è un intrecciarsi continuo di luci e ombre, di bene e male. Non ci deprimano le debolezze e le sofferenze presenti in noi a causa del peccato del primo uomo, ma ci rimane il pensiero della redenzione, da cui giungono a noi perdono e santità. Per questo preghiamo. Ricordati di noi, Signore. I doni di grazia assicurati a noi da Gesù Cristo, secondo Adamo e capo di un popolo nuovo, ci stimolino a ricorrenza verso di Lui e ci impegnino in una vita nuova e santa. Preghiamo. Ricordati di noi, Signore. La cintura ai fianchi indica prontezza e disponibilità al servizio. Ogni giorno sia da noi accolto e vissuto come un'occasione per rendere gloria a Dio e un aiuto ai fratelli. Per questo preghiamo. Ricordati di noi, Signore. Le lampade accese ci parlano di fede e fedeltà, di santi aneliti e di fiducia. Ci sia concesso di sentirci in cammino, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Per questo preghiamo. Ricordati di noi, Signore.
A tutti coloro che si sono addormentati in Cristo, venga data la grazia di risvegliarsi con Lui nella gioia della resurrezione. Per questo preghiamo. O Padre, che ci purifichi e ci prepari alla ricompensa eterna, concedici per intercessione di San Giovanni Paolo II Papa di affrontare il logorio degli anni e l'inarrestabile approssimarsi della morte con serenità e fiducia nella tua misericordia e nel giudizio benevolo di Cristo che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accetta con bontà, Signore, le offerte che ti presentiamo e fa che sull'esempio del Santo Papa Giovanni Paolo II, con devozione sincera e con viva fede partecipiamo a questi santi misteri. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore, il nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la memoria di San Giovanni Paolo II, con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la maestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Santo, santo, santo il Signore, Sana nel alto e
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, San Francesco, Santa Chiara, San Pio e San Paolo II, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nel nome del Signore scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla cena, ma di soltanto una parola ed io sarò salvo. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Oh.
Preghiamo. O Padre, la forza del tuo Spirito operante in questi santi misteri sia per noi sostegno nella vita presente e pegno sicuro della felicità eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. E rendiamo grazie a Dio.